Amici di Diretta Sport, buongiorno da Selargius, perché sta per andare in scena il campionato di seconda categoria con la quinta giornata di campionato, le due squadre schierate in campo, Orione 96 contro Bariese. Una partita importante per entrambe le squadre per continuare il loro cammino in campionato, un campionato dove la squadra di casa dell'Orione viaggia a 5 punti con una vittoria portata a casa, due pareggi e una sconfitta. La Bariese dall'altra parte ha bisogno di punti perché è ferma a quota 3 per effetto di una sola vittoria e 3 sconfitte nelle 4 partite precedenti. Le due squadre adesso sono al centro del campo per i saluti di rito e scenderanno in campo questi 11 per l'Orione, con Mulana, Masala, Elai, Pirroni, Salvatore, Pinna, Davide, Pinna, Piras, Diop, Puddu, Mereta e Zucca. Dall'altra parte invece la Bariese con Masseno, De Melo, Pisanu, Mereu, Franco Duarte, Todde, Semino, Vocatore, Mucelli, Palmas, Luigi Mameli e Luca Mameli. Sono le due squadre che sono già quasi pronte con la classica maglia biancorossa, la squadra di casa che potrà contare anche su delle nuove, delle new entry. Sono 3 i giocatori che ritornano giocano in campo per la prima volta con la maglia, perché c'è già da titolare Umar Diop, l'ex giocatore del Pirri, e in panchina con il mister Melis entrano, ci sono anche Babucar, nuovo volto, e un ritorno, e Michael Kois. C'è il ritorno invece in campo di Daniele Puddu dopo l'infortunio. Allora si va quasi ormai pronti per il fischio d'inizio con l'arbitro Anofo che sta guardando il cronometro, pronti per dare il fischio d'inizio a questa partita, con invece la Bariese con la classica maglia celeste, con la necessità, dicevamo, di sbloccare quella casella della una sola vittoria del campionato, e quindi ha necessità di punti. Ed eccolo qua il fischio d'inizio. Allora si parte subito con il gioco per una partita dove mister Melis ha provato a rivoluzionare le cose. C'è più il classico 4-4-2 con invece il 4-3-1-2 in campo per l'Orione 96, che ha necessità di continuare il suo percorso in campionato. E allora con queste novità la squadra allenata da mister Melis prova a smuovere anche un po' le cose. Allora si va subito con il fallo laterale per la Bariese, colpo di testa a portare avanti, poi c'è il rilancio dalla parte opposta di Mameli, non ci arriva Palmas, si gioca ancora con il controllo palla proprio del numero 14, aspetta mettere il pallone fuori, ancora il tocco per lui, il pallone finisce troppo profondo e quindi in rimessa dal fondo per estremo difensore la squadra di casa. Pronto Mulana a rimettere in gioco, il tocco palla, poi il lancio in avanti verso Diop, eccolo new entry che va subito a strappare il pallone, ancora Diop prova a mettere in mezzo, c'è l'uscita di Del Melo che blocca il pallone. Subito guardare i suoi, il rilancio in avanti, lo stop di petto di Pinna, l'appoggio con il giro palla, il pallone in profondità ancora verso Diop, palla troppo profonda. Anche Babucar, subito titolare. C'è il giro palla, ancora il controllo del pallone, l'apertura
Poi il lancio in profondità, lo stop di petto per girare il pallone con Salvatore Pina, il lancio tutto in profondità per Kois, si fa vedere, eccolo qua Kois, altra new entry in campo. C'è il fallo, il calcio di punizione. Calcio di punizione. È pronto Davide Pinna. C'è il cross tagliato in mezzo all'area di rigore, la smanaccia il portiere, si resta lì al limite dell'area, anche il tiro cercato da Pirroni, palla che finisce fuori, c'è un di intesa tra il capitano e il vice, Pinna e Pirroni, autori della giocata di pochi istanti fa. Si piazza allora la difesa a 4 dell'Orione. Il controllo palla, il colpo di testa, pallone che resta lì e il fischio da parte dell'arbitro, calcio di punizione fischiato per la squadra di casa. Il giro palla per lo scatto di Babucar, controllare, ritorna, pallone in mezzo, c'è ancora Pinna, lo scambio, l'apertura intercettata, controlla ancora l'Orione con il controllo di Pinna, c'è l'apertura tutto sulla sinistra per Kois, fermato al fuorigioco secondo il direttore di gara. Controllo palla, Mameli ancora all'indietro per Marseno De Melo. Colpo di testa di Pinna. Lancio per Diop, la velocità del 14, poi l'uscita, un buon tempismo di De Melo, cenno d'intesa tra Diop e Puddu, il lancio da parte sua, dicevamo, il ritorno in campo di Puddu dopo l'infortunio, intanto ancora Babucar cerca e trova ancora Pirroni, mette il pallone in mezzo, c'è la deviazione. Il possesso palla che torna, i biancocelesti che vanno in avanti, il giro palla con Todde, scambio cercato con Semino, palla salvata dal fallo laterale dove c'è il controllo ancora di Pirroni, lo scambio, Babucar attaccato dal rientro per un attimo di Luca Mameli, c'è ancora Puddu, lo scambio per Pinna, controllo palla sempre di Kois, poi lo scarico sempre Kois, si libera di un avversario, guarda avanti per cercare di piazzare il cross con l'intervento sul tocco di Mameli, è rischiato l'autorete, palla finisce in calcio d'angolo. Brivido per Gim Mameli, ha provato a controllare, pallone che per poco non finiva in rete. La primo calcio d'angolo della partita per l'Orione 96 con pallone piazzato ancora dal capitano Davide Pinna. Palla in mezzo, colpo di testa, resta lì con Kois, il tiro, palla che finisce fuori. Tutto regolare, la posizione
Allora si riparte con il calcio di rinvio. Gioco basso con Todd, l'appoggia all'indietro, c'è l'errore in uscita, allora ne approfitta Pirroni, l'apertura ancora per Salvatore Pina, pallone in mezzo con l'ingresso in area a parte di Diop. Per un attimo è mancato l'appuntamento con il pallone. Franco Duarte, palla ancora sprecata, poi il rimpallo che favorisce lo scatto di Todd, però non riesce a controllare il pallone, finisce fuori. Sarà fallo laterale, resta in zona d'attacco Bariese, cercare di bloccare. Eccolo ancora il gioco di gambe di cui sperde però il pallone, ma con il fallo, dice l'arbitro, sarà calcio di punizione. Lancio di Babucar, ancora tutto largo per Pirroni, ci arriva sul pallone, va sul sinistro, altro pallone in mezzo, non ci arriva per un attimo Diop dietro, liscia il pallone anche Pinna, si resta ancora in attacco Babucar, porta palla, ancora il pallone in mezzo, Diop anticipato, Salvatore Pinna, l'apertura ancora per Cois. Prova il cross in mezzo, Franco Duarte a respingere. Fallo laterale, zona d'attacco, ancora Salvatore Pinna. Chiede movimento ai suoi, appoggio, lo scambio ancora Pinna. C'è il gioco di gambe di Pirroni, ancora Pinna, prova a mettere in mezzo. Il cross basso, ancora calcio d'angolo, secondo tiro della bandierina. Dore, fermo lì. Ancora Davide Pinna sul pallone, si fa vedere per un attimo Pirroni, pallone basso fuori dall'area di rigore per il tiro a girare di Pinna con il pallone rispedito fuori dalla difesa con l'appoggio di testa di Puddu al suo portiere per far ripartire l'azione, sempre lui. Controllo, palla, c'è anche il calcio di punizione, il fallo subito da Luca Mameli. Calcio di punizione, deve essere portato più indietro il pallone. Scambio basso, ancora l'opportunità, però fermato subito il controllo palla da parte di Pinna, il lancio in profondità, c'è il controllo di Mameli, ancora l'appoggio all'indietro per il rilancio in profondità, pallone indirizzato per Todd, fermato, ma è ancora lì, è sempre Todd con il pallone tra i piedi, prova a mettere il cross, fermato dall'altro numero 7, Salvatore Pinna, palla che finisce in fallo laterale. Può salire a Bariese con il pallone, messo il fallo laterale. Palla alta, il colpo di testa ad uscire, il controllo, poi prova il sinistro, ha provato dalla distanza Andrea Semino, palla che è deviata, primo calcio d'angolo anche per la Bariese che può andare proprio con Semino, l'autore del tiro, a mettersi a schierarsi in mezzo all'area.
Grande mucchio in area, ancora Semino prova il cross, colpo di testa tentato dal capitano Mameli, poi il tocco di Puddu in difficoltà, poi ci riprova con il secondo intervento, si libera Zucca, poi lancia Diop in profondità, c'è lo scatto in mezzo di Davide Pinna, non è riuscito a servire il pallone Diop al suo capitano, recuperato il pallone dalla Bariese che può ancora rimettere in mezzo, c'è il controllo solo in area di rigore, c'è il fischio, diamo forse dal limite, dice l'arbitro, con le proteste da parte dei difensori del Orione, e lì proprio al limite dell'area di rigore, un passo, un centimetro e forse era in area di rigore, tant'è che l'arbitro posiziona il pallone a pochi centimetri dall'area grande, questo calcio di punizione guadagnato la squadra ospite che adesso ha la sua prima opportunità, Ghiotta con questo calcio di punizione invitante, posizione un po' defilata sulla destra della porta difesa da Mulana che piazza la sua barriera folta, barriera a 4, si aggiungono anche i due del Bariese con Palmas il più esterno, è quasi tutto pronto per il calcio di punizione, il tentativo a girare la barriera che respinge, ancora la Bariese a recuperare palla con Mucelli, passaggio all'indietro per il tentativo di apertura, ancora Palmas, poi l'apertura con l'anticipo falloso secondo l'arbitro, ancora su Semino e c'è anche il primo cartellino giallo sventolato dal direttore di gara per Cois. Cartellino quindi sollevato dall'arbitro per il primo ammonito e dell'Orione il fallo su Semino. Allora cross in mezzo, colpo di testa a liberare dal limite dell'area, grande mucchio, palla che non esce, adesso lo fa per il gioco con un altro tiro teso al limite dell'area di rigore, il pallone con l'ingresso all'area per il tiro di Todd, diagonale fuori, posizione giudicata regolare dal direttore di gara, si fa vedere adesso con più insistenza la Bariese a provare a pungere la squadra avversaria. Pirro, porta su! Controllo palla e si parte con Pirro, porta su! La difesa. È sceso lui! Schiacciamo! Fallo laterale. Con la pinna sul pallone. Palla verso Cois, è suo il colpo di testa, prova ad andare anche Pinna con il pallone, forse le mani attaccate al corpo, l'arbitro giudica il fallo, l'apertura ancora per un campanile, ancora Pinna, Diop superato dal pallone, l'anticipo di Semino, ancora il doppio controllo, va al numero 8, mette il pallone in mezzo, il tentativo verso Luca Mameli, palla che non arriva al capitano della Bariese che può restare lì in zona d'attacco ancora con Luigi Mameli, la spizzicata ancora per Semino, sempre molto attivo, entra in area di rigore, salva il pallone ma non riesce a servire Mameli in mezzo, opportunità ancora con il colpo di testa, va da parte a parte, questa volta sì, è in fuorigioco, Semino era rimasto dietro la linea difensiva del Orione con il pallone che si perde alto sopra la traversa. E allora c'è l'opportunità per ripartire con Mulana, mette giù. Dai, parla un po'. Lancio in profondità, Pirroni. Con il gioco ancora per Salvatore Pinna, prova a mettere il pallone tagliato in mezzo, ancora Pirroni, il primo ad arrivare, grande apertura per Cois, Cois in area, c'è il fischio dell'arbitro a bloccare l'azione per fuorigioco, tra le proteste
Lecoïs che ha trovato un buon varco per entrare. Intanto Milidi mette fuori colpo di testa. Fischia! Non è controllato, poi il gioco portato avanti ancora con Diop, prova a inserirsi in area di rigore, fermato dall'intervento di Vocatore. Rilancio di Massimo De Melo. Il controllo palla da parte di Palmas, quando però il pallone era già uscito. Fallo laterale per la Bariese. Cambio! Fallo laterale già battuto, Coïssa a controllare, c'è il fischio dell'arbitro, fallo per l'Orione che può far salire i suoi. C'è Pirroni che prova a dettare il passaggio, la Bucar non lo serve. Vieni! Ancora lì con il pallone per il numero 44, eccolo Pirroni, l'apertura per Pin anticipato per un attimo da Vocatore, palla che resta lì e poi il fallo laterale sull'ultimo tocco da parte di Mereu. Prova dalla distanza intanto Babucar, palla che finisce direttamente in fallo laterale con la Bariese che può provare a orchestrare un'azione offensiva. Prima c'è da salire, colpo di testa, anzi lo stop di Todde, poi il gioco di Franco Duarte, pallone perso per un attimo, il recupero ancora di Mucelli. Prova a distendersi con Palmas, la palla che non riesce ad arrivare a Luca Mameli, palla che finisce fuori. Fa salire tutti, Mulan. Di testa a liberare la che resta lì, il controllo di Puddu, poi alla provata a essere messa giù ancora da Duarte. L'Orione che riparte in avanti, interviene Mereu sulla passaggio filtrante, ancora l'apertura per Luigi Mameli, scarico ancora all'indietro. Laterale adesso alla contratta, ancora in fallo laterale, c'è Cocco, lancio lungo, pallone controllato da Avvocatore, può controllare che il pallone esca sul fallo di fondo per il rinvio. C'è il gioco che può ripartire con il pallone da fondo campo, con Avvocatore. Il controllo di Mucelli, molto mobile, il numero 10, apertura, ancora tentativo di scambio, Abucar interviene, poi il passaggio per Zucca. Imbucata per Diop, il controllo palla, l'apertura per Babucar a campo, c'è l'attacco di Mereu, prova a mettere in mezzo, la sporca proprio il numero 3, sarà calcio d'angolo, il quarto per l'Orione, si va con Pirroni alla bandierina, rientra tutta la Bariese a difesa, a protezione della propria area di rigore. Sono due soli i giocatori dell'Orione che restano fuori, la tagliata, colpo di testa di Semino a liberare, sarà ancora fallo laterale.
fallo laterale c'è da aspettare, chiede l'arbitro l'ingresso in campo i uomini della panchina della Bariese, forse un piccolo problema al volto per Semino che si avvicina ancora, quindi palla ferma, deve uscire per la botta presa il numero 8 della Bariese, si può ripartire con Diop, l'apertura ancora Babucar, pallone teso in mezzo dalla parte opposta, c'è Kois, arriva sul pallone, il tunnel, ancora Kois, entra in area, prova il tiro, il pallone colpisce il palo, poi il doppio tocco e alla fine Diop mette il vantaggio, Lorione 1 Bariese 0. E allora riparte Lorione con il vantaggio, 1-0 la rete di Diop, un po' la magia di Kois sulla sinistra, superare un uomo, a mettere in mezzo un primo pallone respinto dal palo e poi il tap-in vincente proprio di Diop che bagna con un gol il suo esordio con la maglia dell'Orione. Per l'ex Pirri mettere il gol del vantaggio, intanto c'è il calcio di punizione, il fallo fischiato per intervento di Cocco. Adesso allora è l'Orione 96 a chiudersi per proteggere il possibile cross in mezzo, si fanno vedere anche i difensori, Vocatore, Pisano, tutti in area, pallone respinta da Milidi, poi il controllo palla ancora per la giocata in avanti, il cross in mezzo, palla respinta, Abucar anticipato, però il pallone messo fuori in rimessa dal fondo campo. Sale Lorione, mucchio a centrocampo per questo rilancio stoppato al capitano Lorione che smista il pallone all'indietro, palla ancora per lui, parte ancora il capitano, ancora per Diop, palla in mezzo, Diop cerca di superare tutti, poi prova il destro respinto da Massimo De Melo che riesce a toccare tanto che basta per mettere fuori, forse ci stava il tiro di prima dopo l'ottimo assist perfetto da parte di Davide Pin. Calcio di punizione ancora Pirroni dalla bandierina, il quinto angolo, palla un po' fuori, capitano Pinna, poi il tentativo di tiro con il sinistro Salvatore Pinna, poi il pallone ancora recuperato da Pirroni, Babucar può controllare, chiede l'1-2, palla un po' troppo profonda, spazzato via direttamente fuori in fallo laterale, adesso continua a premere la squadra di casa, Cocco, palla in avanti dove Vocatore però riesce a intervenire, ancora il pallone controllato da Mameli, il colpo di tacco sulla pressione parte di Puddu, palla che finisce in fallo laterale, si sbraccia dalla panchina mister Melis, tenere alta la concentrazione dei suoi anche su queste palle in profondità. Intanto c'è il fischio, il fallo dell'Orione, può salire con il baricentro la squadra biancoceleste, questo calcio di punizione con Semino che vuol far partire i suoi. Poi l'errore con Pirroni, prova a lanciare anche lui, impreciso, può controllare Vocatore, l'apertura sempre per Semino, adesso sì che c'è l'apertura tutta sulla destra di Mameli che non
raggiunge il pallone, c'è anche la munizione per lui per questo fallo di mano. Secondo ammonito che Mameli finisce sul taccuino del direttore di gara dopo Michael Kois. Ciò di punizione, pinna in profondità, un po' di testa ancora di Mameli, c'è Kois che arriva prima che il pallone esca, resta lì sulla linea, il pallone in mezzo tagliato, messo fuori l'anticipo su pinna con il pallone che finisce in calcio d'angolo, sesto tiro dalla bandierina, altra occasione con Kois che ha salvato il pallone prima che uscisse, messo teso in mezzo, l'anticipo a liberare ancora Pirroni dalla bandierina, sesto calcio d'angolo, questa volta basso, pallone che esce fuori per Pinna, prova il tiro, la palla finisce tra le braccia del portiere. Il rilancio di Seno De Melo, palla profonda, finisce dall'altra parte del campo direttamente, opportunità per rilanciare. Pronto Pudu, porta palla il numero 17. Pinna perde il possesso, apertura per Mameli, altro errore del terzino la squadra bariese. Non c'è nulla lì, dovevi essere qua, la palla era tua questa. E allora c'è il fallo laterale. Salvatore Pinna pronto a battere questo fallo laterale, chiede movimento ai suoi, alla profonda, il colpo di testa ancora di Mameli, poi quello di Duarte nell'uscita di De Melo, mette il pallone fuori con poca convinzione, Kois si è fatto ingolosire, non ha lasciato uscire il pallone, poi a controllare la difesa che però spazza male con Mameli. E allora ancora fallo laterale, Pirroni, opportunità ancora per mettere teso su Pinna, non ci arriva, pallone che rimbalza, ma è ancora il capitano dell'Orione a controllare, l'appoggia indietro per Cocco, Babucar, ancora Pinna, si può far vedere anche Zucca, pallone invece in mezzo per Diop, finito in fuorigioco. Interrotta questa azione offensiva. Allora, la rimessa al fondo, il calcio di punizione, lancio lungo, colpo di testa in Mameli, poi Cocco va a controllare, spazzata via, palla fuori. Fallo laterale nella zona d'attacco per la bariese. Prova a giostrare il pallone, l'apertura, ancora il cross che viene contratto di Mereu. Ancora si resta in zona d'attacco con il numero 3, mette il pallone teso in mezzo, il colpo ad uscire di Pudu, poi il controllo di Semino, di nuovo tutto sulla sinistra. Il cross teso in mezzo, arriva tranquillo Mulana a recuperare il pallone, a bloccare e a mettere giù per rinviare. Calcia, vieni su. Quello odierno, il settimo gol fatto dall'Orione in campionato. Ancora il gioco Babucar, l'apertura, Repin,
ancora Babacar a controllare il gioco, sempre di pinna, porta palla avanti, fermato prima dall'intervento di Todd e poi quello di Mameli, palla in profondità troppo lunga, dicevamo, quinto gol fatto in casa per l'Orione, che è uno score di gol fatti in casa, 5 contro i 3 fatti in trasferta. Subisce davvero poco invece i gol in casa la squadra dell'Orione finora in queste prime 4 partite e mezzo, un solo gol subito contro i 6 della, lontano dal campo di Selargius. D'altra parte invece a Bariese fatica a trovare le vittorie, anche se è una squadra più la trasferta. Intanto Diop si fa vedere in mezzo, c'è Kois, il pallone per lui, prova il destro, errore di Kois in mezzo all'area di rigore, non ha fatto scendere il pallone, ha provato a girare con il destro, presa malissimo, palla fuori. L'Orione intanto continua a sprecare occasioni da rete, almeno la seconda chiara opportunità dopo il vantaggio per raddoppiare. Torna indietro con Milidi, palla in profondità, Duarte, poi controllo di Mameli, fermato Pinna, l'anticipo, ancora giro di Pirroni, lungo ancora, stavolta evocatore che va a controllare. Dicevamo che la Bariese squadra al momento più la trasferta, unica vittoria arrivata lontano dal campo di casa. Tanto c'è il pallone che finisce tra le braccia del portiere. Prova una finta, non riesce Todd, ancora il controllo palla, Liddy lancia in profondità, pallone stoppato da Locatore, pallone per Pisanu, anticipato tentativo di pressing di Pirodi, ancora lancio in profondità per pallone che arriva comunque in mezzo per Luca Mameli, l'appoggio, prova il tiro con la parata decisiva di Mulana sul diagonale di Semino. Allora c'è lo squillo anche della Bariese che va vicino al gol del pari con un'azione un po' estemporanea ma comunque efficace con Mameli per Semino, il tiro vicino al palo, è servita una prodezza di Mulana a toccare con la punta delle dita per mettere fuori il calcio d'angolo, opportunità adesso per la Bariese a mettere il pallone teso in mezzo, colpo di testa di Todd, palla alta sopra la traversa, ma ha rischiato adesso l'Orione 96. Ecco cosa vuol dire non riuscire a concretizzare le proprie azioni. Per almeno 2 occasioni l'Orione è andata vicino al raddoppio, le ha fallite in maniera abbastanza incredibile, soprattutto la seconda di Kois. Alla fine stava per rischiare il gol del pari con tiro di Semino, adesso ancora Pinna per Pirroni. Va Pirroni, si ferma, rientra sul destro, prova a mettere in mezzo, fermato da Duarte, che gli porta anche via il pallone, Franco Duarte controlla il pallone, poi serve Mameli, palla lunga, colpo di testa, Milidi, colpo di testa fuori, in fallo laterale, ancora l'opportunità per far ripartire il gioco di Duarte, palla lunghissima, arriva a Mameli, il controllo di Luca Mameli, l'apertura, tutto sulla sinistra per lo stop di petto di Palmas, il controllo, palla in avanti, 1-2 ancora per lui, appoggio per Semino, altro 1-2, questa volta non si concretizza, Palmas perde il pallone, Bucar per Pinna, non si capisce con Cocco, perdono palla, adesso si riparte Palmas, apertura però il gioco di Pirroni, può partire lui, l'apertura ancora per
Diop entra in area di rigore, Diop si ferma, gioca con il destro, prova a farlo partire là fuori dall'area, ancora il controllo, fermato il pallone ancora da Franco Duarte, c'è Pirroni ancora a terra, Semino mette fuori per permettere di soccorrere Pirroni, finito a terra lo scontro precedente, l'arbitro aveva lasciato correre per la norma del vantaggio, si rialza Pirroni, tutto a posto per il motorino del centrocampo della Orione 96. Diavolato mister Melissi dalla panchina e chiede più attenzione ai suoi, soprattutto con la fase difensiva, la sua difesa a 4 che resta. Che se oggi non è il cambio di modulo, il 4-3-1-2 scelto per questa gara sta già portando dei buoni frutti anche con i nuovi innesti che hanno dato sicuramente nuova linfa alle azioni d'attacco. Intanto c'è anche la sostituzione del Bariese con Mameli sulla destra che lascia il campo, l'ingresso per fare il suo passo in campo, Riccardo Serra, qualcosa che non è piaciuto al tecnico della Bariese su questa fascia, un po' in difficoltà in effetti Luigi Mameli, soprattutto per buona verve qua sulla fascia sinistra d'attacco dell'Orione che restituisce adesso il pallone agli avversari. E allora cambio sul terzino alla fascia destra. Eccolo Serra, l'appoggio all'indietro per Pisanu, giocatore. Lancio in profondità, tutto sulla sinistra, intervento di Pudu in anticipo, l'apertura per Cocco, pallone messo fuori però. Pronto Palmas a controllare. Tanto pronta una sostituzione anche l'Orione. Forse qualche problema fisico. Niente da fare, deve abbandonare il campo Pudu, era tornato dall'infortunio. La speranza è che non sia nulla di grave. Intanto entra Lai in campo. Prendere posizione. La fase difensiva, vediamo dove si posizionerà, sembra sulla sinistra per far salire Pin in avanti. Lai subito il gioco, ancora per Salvatore Pin, lo scambio per il numero 7 che mette il pallone in mezzo con l'anticipo e poi Franco Duarte a controllare. Tocco palla con il gioco di gambe per il lancio in profondità. Eccolo Lai a respingere, ancora Semino. Una tecnica per il numero 8 che va da solo, ne salta due, non il terzo che lo mette giù però con un fallo ed è pronto anche un altro cartellino giallo per Salvatore Pin, autore del fallo, secondo ammonito dopo Cois. Salvatore Pin che ha lasciato la posizione più arretrata di terzino, posizione lasciata al neo è entrato Federico Lai. Calcio di punizione con Vocatore. Pronto con il sinistro, basso, facile lettura della difesa. Palla fuori. Andare a battere Mereu, il fallo laterale. Con le mani, colpo di testa di Palmas fuori. Fallo laterale, cambio fallo
l'errore dal fallo laterale. Parte proprio di Palmas. E allora, opportunità per Coco per ripartire. Palla recuperata, il giro palla in avanti con ancora Camameli che va a controllare, messo fuori il pallone, ancora Palmas, può giocare le mani, rimessa in gioco, poi la lascia a Mereu, ancora il terzino a cercare Todde in avanti, difficoltoso lo stop, infatti perde il possesso e regala il calcio di rinvio a Mulana, autore di una prodezza alcuni minuti fa. Si riparte ancora con il lancio in profondità, colpo di testa di Kois, poi rimette fuori il pallone Zucca, ancora per Pinna, Davide Pinna, ancora per Diop, Diop in area di rigore, ancora Diop, supera il portiere con un pallonetto perfetto e sono 2-0, la magia di Diop che va a festeggiare così il raddoppio per il 2-0 dell'Orione. Grande giocata in avanti, il passaggio filtrante, questo azzeccato di Diop, seconda opportunità per lui con il dribbling e poi il tocco delicato sotto la traversa. Quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, due minuti ancora con l'Orione che al terzo tentativo riesce a trovare il raddoppio. Vediamo adesso Pariese come riuscirà a mettersi per provare a recuperare. Tanto l'hai fermato la Todde, poi ci pensa Milidi a mettere fuori. Fallo laterale per Serra. Lancio per Semino. Va Semino. Regolare secondo l'arbitro, il tocco, l'ultimo è di Lai, sarà calcio d'angolo. Adesso prova con il suo uomo migliore in questo primo tempo, Semino, a battere questo calcio d'angolo alla Bariese. Adesso va a riempire l'area di rigore, palla nel secondo palo, questa volta completamente sbagliata, Pisanu in anticipato da Lai che finisce anche a terra e c'è calcio di punizione per l'Orione 96 che può rifiatare, provare a far salire i suoi giocatori. Pirroni che vuole battere lui questo calcio di punizione, poi lo lascia a Babucar. Rilancio, colpo di testa, poi Franco Duarte, pallone per Semino, anticipato da Lai e poi Milidi a spazzare, riesce a trovare per un attimo Kois, poi il pallone finisce fuori. Adesso sta giocando tutto sulla fase di destra d'attacco, Kois dopo aver iniziato sulla sinistra, anche variazioni di posizioni per Mister Melis in campo, va adesso a controllare con Babucar, palla in profondità con Vocatore, sbaglia però il tocco, il passaggio di Pinna ancora in mezzo con il tiro che viene sbagliato da Pinna, la parata di Marcelo De Melo, altra occasione ghiotta per il Tris. Tanto c'è il fallo subito da Serra. Davide, sì. Occasione. Fatelo disegno come si tira. Pinna. Palla che è finita addosso al portiere in uscita. Forse con c'è la possibilità di piazzare meglio. No. Questo tiro
Semino, mette giù, arbitro controlla il cronometro e fischia adesso la fine del primo tempo. Allora si va all'intervallo con il risultato di 2-0 per l'Orione 96 contro la Bariese. La doppietta di Diop a far andare al riposo con il doppio vantaggio. Allora per noi una breve pausa, poi ritorniamo qui dal campo di Selargius per il secondo tempo di Orione contro Bariese. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Algabiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Algabiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Si ritorna in campo per il secondo tempo con il doppio vantaggio firmato Diop per l'Orione 96 contro una Bariese che ha retto per primo quarto d'ora, 20 minuti, poi con i due gol del new entry della squadra di Mister Melis si riparte per questo secondo tempo. Non ci sono state variazioni rispetto agli 11 che hanno lasciato il campo in alla fine del primo tempo. La verità, due le sostituzioni alla fine del primo tempo con Mameli per la Bariese che ha lasciato il campo, Luigi Mameli per far entrare Serra per scelta tecnica, poi invece per infortunio Puddu rientro, la difesa, il tecnico dell'Orione ha dovuto lasciare il campo sostituito da Lai che ha preso il suo posto in questa fase, sta giocando
sulla terzino sinistro. Là intanto Pirroni è andato a occupare la posizione di centrale difensivo, giocato per tutto il primo tempo a centrocampo. Pirroni, uno dei più attivi nella fase di iniziale di partita, delle spine nel fianco della Bariese, non è riuscito ad arginare il numero 6. Tanto adesso però Semino ha provato, poi ci prova Franco Duarte con il tiro e la palla in rete. Il pare il 2-1 con il tiro dalla distanza di Duarte. Niente da fare questa volta per Mulana. Allora va a colpire subito retroguardia, il tiro perfetto, girare dalla distanza per Franco Duarte Olivio. 2-1, inizio un po' molle dell'Orione in questa prima fase. Adesso c'è nuova linfa per la Bariese, adesso si fa vedere molto più attiva, palla che finisce fuori. Fallo laterale, l'arbitro va a chiedere un po' di calma alla panchina dell'Orione. Intanto pronto con il pallone tra le mani proprio Serra. Là ancora in fallo laterale, pronto Duarte in profondità, provato a scattare Lidi e poi Elai a spazzare via pallone, un evocatore che arriva prima di Diop, la però sbagliata in uscita. Il gioco di Kois, ancora il pallone attaccato ai piedi, allarga, c'è il pallone, non si concretizza il vantaggio e allora l'arbitro fischia il calcio di punizione, va anche ad ammonire il difensore del Bariese, proprio il nuovo entrato Serra. C'è il calcio di punizione con l'arbitro che chiede adesso piazzare la barriera. Ci sono Davide Pinna con Babucar, e Pinna che sembra voler battere, mette il tiro Pina, la palla che esce di un soffio sopra la traversa, un buon tiro a girare, niente da fare per lui. Si riparte ancora con il gioco controllo palla Mucelli, poi l'apertura, l'errore, ancora Pinna farà partire, intervento regolare di Mucelli secondo l'arbitro, dato Masala, palla in avanti per Babucar, stop ottimo da parte di Mameli, posizione regolare per lui. Todde, pallone ancora in mezzo con il tiro sotto e la palla che finisce in rete. Il pareggio da parte della Bariese, con Semino a mettere il pallone in rete. Ancora in bambola la difesa dell'Orione. E allora 1-2 per la Bariese in avvio di ripresa, rimette tutto in parità con la rete del due pari. Capitalizzare proprio un avvio di secondo tempo davvero a tutta, da segnalare comunque la grande giocata di Luca Mameli, ha stoppato il pallone, tanto Lai sbaglia. Adesso Orione è un po' in bambola in questa fase, deve provare Mister Melis a trovare delle chiavi per
tornare la sua squadra a giocare come nel primo tempo, dove ha quasi completamente dominato la prima frazione di gioco. Intanto il pallone arriva a il tiro in mezzo deviato in fallo laterale. Intanto c'è anche Lai per la Bariese in campo con il pallone adesso messo in profondità. Pirroni a mettere fuori, prova il tentativo di tiro ancora dalla distanza di Mucelli, parata ancora da Mulana in calcio d'angolo. Altra occasione adesso per la Bariese, sta concretizzando due reti, ha portato al pareggio. Sembra non essere rientrato in campo l'Orione nel secondo tempo. Adesso altro calcio d'angolo, Semino tagliato in mezzo, il colpo di testa a liberare di Miliddi, c'è il fallo secondo l'arbitro, il colpo di mano da parte di Duarte, l'autore del gol che aveva accorciato le distanze. Pallone che adesso recuperato da Babucar, Diop prova a dettare il passaggio, Babucar nel nulla dell'attacco. Occhio, Pirroni è sempre fuori in gioco. Colpo di testa, liberare adesso il pallone, finisce fuori. Bucar, Mucelli a controllare, poggio all'indietro, Vocatore ancora più all'indietro, il portiere costretto a spazzare via con Palmas che non ci arriva, ci arriva invece Masala, però palla persa ancora. Adesso lancio in avanti con Pirroni che spazza tutto, chiedono il fuorigioco i giocatori del, anche il tecnico dell'Orione, anche sul gol del pareggio. Grande stop di Luca Mameli con i difensori dell'Orione che chiedevano in quella circostanza il fuorigioco. Per l'arbitro è stato tutto regolare, da lì è nato poi il gol di Semino del pareggio. Intanto Palmas anticipato da Masala ancora in fallo laterale. Ancora Palmas, palla in profondità, Todde di testa, Miliddi a liberare, ancora fallo laterale, adesso non riesce ad uscire. Il controllo palla da parte di Lai, però c'è il fallo laterale. E allora si batte ancora Masala. Palla sulla parallela, c'è il tocco di Lai messo fuori. Fallo laterale, ancora Masala pronto a battere. Il tocco di Kois, Diop adesso è circondato. Semino ancora a controllare, poi lancia in profondità per lo scatto di Todde, fuori gioco. Ora sì che l'arbitro lo segnala. Adesso Pirroni con il pallone piazzato, va tutto sulla sinistra per Pinna, fermato l'intervento di Zucca, il pallone perso. Mucelli a controllare il pallone, lo tiene in campo attaccato da due giocatori, l'appoggio per Duarte, poi Semino fermato da Lai, il tocco con il pallone che arriva a Diop, lo scambio con Babucar, prova a entrare in area di rigore, prova il diagonale, la palla fuori di un soffio, ci prova in contropiede Babucar, fuori di poco. Prova a risvegliarsi dal torpore l'Orione in questo secondo tempo, dopo aver subito l'1-2 devastante della Bariese per il pareggio.
adesso ci prova a mettere un po' su la sua squadra. Ci ha provato Babacar, sta giocando adesso più vicino ai due attaccanti. Colpo di testa di Lai, palla che finisce ai piedi di Serra, palla che finisce fuori, sarà fallo laterale, ancora controllato dal numero 16 della Bariese, Duarte, Franco Duarte, poi Semino, lo scambio tra i due giocatori hanno segnato, regolare per l'arbitro, pallone che poi finisce spazzato via da Masala. Giocatori della Bariese che sembravano in posizione irregolare, ora c'è il fallo di Semino. Apri gli occhi! L'ha capito! Pirro! Pirro! Non glieli fischia, un passo indietro, tanto sono sempre due metri a parte. Pirroni ancora lungo, Duarte, Franco Duarte di testa, zucca di testa, poi l'anticipo di Palmas, pallone ancora per Masala, contratto da Todde, pallone per Zucca, ancora all'indietro, Pirroni in mezzo, non c'è nessuno, c'è Vocatore, palla in profondità, ancora Pirroni a controllare, poi il lancio, tutto sulla sinistra, grande idea di Pirroni, palla un po' lunga, non ci arriva Kois di un soffio, ottima l'idea di Pirroni, adesso sta facendo il centrale con i piedi da regista anche per numero 6, uno dei migliori del primo tempo dell'Orione insieme almeno a tre suoi compagni, tanto qua Pinna con il tocco da parte di un giocatore dell'Orione del Bariese di mano, e quindi c'è calcio di punizione dal limite, non c'è l'ammonizione ma c'è il calcio di punizione da ottima posizione per l'Orione con il capitano Davide Pinna. Occhio, vabbè, ma fanno gol. Allora, calcio di punizione, la posizione ghiotta adesso. Rosso, ma non glieli fischia. Pinna va a mettere, a sistemare il pallone al centimetro per il suo destro. C'è anche Kois a fianco a lui. Ma è Pinna che andrà a battere. È pronto con il tiro a girare, la palla in rete, il calcio di punizione perfetto del capitano Pinna e il gol del nuovo vantaggio dell'Orione, 3-2. E allora al secondo tentativo su punizione in questo secondo tempo il capitano Pinna mette a segno un gran gol sotto l'incrocio, il 3-2. Gran giocata adesso per il capitano, la squadra di casa mette a segno il nuovo vantaggio. Allora si riparte con il fischio dell'arbitro per questo calcio di punizione perfetto nel 7, niente da fare per Seno De Melo. Pallone all'indietro, Libby arriva prima di tutti, mette in fallo laterale. Si accende un piccolo parapiglia. Adesso pallone ancora fuori, c'è giusto un po' di animi che si sono scaldati nella panchina dell'Orione che è andata a richiamare i suoi giocatori. Gesto di intesa comunque tra i giocatori adesso nel campo, gli animi tornano a tranquillizzarsi. Calcio di punizione. Anzi, fallo laterale. Pallone che viene restituito dalla Bariese all'Orione.
Adesso sale tutta la squadra biancorossa, il lungo rilancio del portiere Kois che prova ad attaccare, riesce a proteggere Pisano, l'uscita del portiere, si riparte ancora con Palmas, palla in profondità, l'hai di testa, poi Semino ancora al numero 8, va da solo, l'apertura per Mameli, l'uscita in buon tempo di Mulana, anticipa Todde che ha provato lo scatto, l'hai attaccato dall'altro, l'hai va Bucar, mette giù il pallone, ancora Masala prova a salire, Masala fallo, calcio di punizione, bravo, ma date la palla Palmas, saggio basso, Duarte ci arriva prima, poi Semino, altra giocata di Semino, mettere il pallone in avanti, Pirroni di testa a liberare Franco Duarte, apertura, c'è Mucelli a controllare il pallone, passaggio ancora per Semino, va a farsi vedere largo Palmas, ci arriva lui, pallone tagliato in mezzo con Pirroni che va ad anticipare Luca Mameli, chiedeva un pallone più calibrato in mezzo, tant'è l'anticipo di Pirroni in calcio d'angolo, può andare a battere Palmas. Anzi, è fallo laterale, il pallone non era uscito nell'angolo, allora si parte ancora con pallone in mezzo, bloccato da Mulana, niente da fare per il cross di Semino. Sale Lorione per ricevere questo calcio di rinvio. Altro lancio in profondità, questa volta l'anticipo per un attimo di Serra, poi il pallone finisce tra le gambe di Lai. L'errore del numero 4, poi altro pallone in profondità per Mameli, prova un altro tocco sotto, intanto un passaggio all'indietro corto di Lai, deve uscire Mulana, l'errore di Lai, il passaggio molto lento, stava per approfittarne Lorione, mette fuori con il fallo laterale, il controllo di Todde fermato ancora da Lai, l'ultimo tocco è di Todde, quindi fallo laterale per Lorione che può riorchestrare un'altra azione di gioco in avanti, Kois lascia lì il pallone, finisce a terra, poi Duarte perde anche lui il pallone, lancio in profondità troppo lungo per il tentativo di scatto di Diop che forse era anche finito in fuorigioco, l'appoggio di Pinna all'indietro, poi tutta l'apertura per Babucar sulla destra, fuorigioco secondo il direttore di gara, la molto lunga, sollevare il braccio e dirgli che fuorigioco, hai capito? Palla adesso rimessa in gioco da parte di Vocatore, tutto sulla destra, non ci può arrivare Duarte, allora sarà fallo laterale con Lai che si fa vedere, con calma Lorione prova a orchestrare un'altra azione, palla lasciata uscire con Diop che si abbassa, ancora Lai in fallo laterale, si fa vedere Pinna, cambio fallo, così dice l'arbitro, va Duarte con la panchina del Bariese che ha qualcosa da dire all'arbitro, si avvicina minaccioso il direttore di gara, allora si riparte con il fallo laterale con Serra, palla lunga, là in anticipo, allora l'arbitro ha un cartellino in mano per qualcuno della panchina, allora
che è dirigente della squadra, la Bariese, che deve abbandonare il campo. Si può ripartire, ancora un po' di animi accesi più da fuori che non da dentro il campo. Uno dei dirigenti accompagnatori, il tecnico, il Bariese, tanto in anticipo a controllare l'uscita del pallone Palmas. Calcio di punizione, fallo laterale già battuto, Babucar in anticipo, ancora Babucar, passa avanti, Kois fermato, ancora Babucar, Kois a lottare, esce fuori, palla al piede Serra, apertura del gioco per Mucelli, cambio il gioco, errore in controllo da parte di Luca Mameli. Calcio sbagliato per attaccante, però c'è il fallo laterale, ancora in zona d'attacco, esce a terra Semino, calcio di punizione, sale tutta la zona dei colpitori di testa della Bariese. Anche Pisanu, evocatore in area di rigore, restano fuori tanto il pallone per Mameli, che va a lottare, e poi l'errore di Pirroni, che va a calciare direttamente le gambe del suo avversario in area di rigore. Calcio di rigore per la Bariese, confezionato un regalo da Pirroni, si è accorto subito dell'errore il numero 6, chiede scusa anche al suo avversario. Allora, calcio di rigore con Semino, che è già pronto sul dischetto. Semino contro Mulana. Mister Melis in panchina con mani sui fianchi dopo questo errore del suo difensore. Intanto la rincorsa a Semino, spiazza il portiere e fa 3-3. E allora il pareggio della Bariese con il calcio di rigore ancora una volta impeccabile. Il giocatore ha dimostrato di averne di più della squadra biancoceleste. Semino, doppietta per lui, ma gran partita per il numero 8, la squadra ospite. Prova Diop a impegnarsi, niente da fare, un po' sparito Diop dopo un gran primo tempo, anche per lui doppietta, servito molto meno dai suoi compagni il nuovo giocatore dell'Orione, che ha dato sicuramente grande verve in attacco per la sua squadra, però si è andato un po' a spegnere in questa ripresa. Servito poco, molto imprecisi adesso i giocatori dell'Orione. Intanto Mameli va a prendersi un altro pallone, Franco Duarte sono in mezzo, i suoi compagni, Todde anticipa a tutti l'intervento Masala. Ancora tentativo di Mameli, Semino dal limite dell'area, prova un tiro a girare, la parata di Mulana, tra le proteste ancora della panchina dell'Orione che chiedeva un altro fuorigioco. L'arbitro non ha fischiato, intanto finisce a terra Luca Mameli, il capitano del Bariese, forse ancora qualche problema alla caviglia per il fallo subito prima, l'occasione del calcio di rigore, forse un problema muscolare. Si tocca comunque la gamba a destra. Abbiamo già superato la metà della ripresa.
con l'Orione che ancora una volta si è dovuta veder recuperare dagli avversari, che stanno comunque, una Bariese che sta disputando un grande secondo tempo sfruttando poi gli errori. Comunque è cambiata molto anche la difesa dell'Orione con l'uscita di Puddu e l'arretramento di Pirroni dietro. Intanto c'è una nuova sostituzione per la squadra di casa, tecnico Melis cambia qualcosa. Pronto Niccolò Zucca ad entrare, esce Salvatore Pinna. Probabilmente, ecco qua, con Zucca che prende la posizione di difensore centrale al posto di Pirroni che passa a centrocampo. Pina l'apertura per Pirroni, arriva ancora il pallone attaccato tra i piedi. Pirroni adesso mette il pallone in mezzo, va a bucare di testa, palla bloccata dal portiere. Ma intanto Pirroni, quando ha lasciato adesso subito la difesa, si è fatto già vedere. Il portiere, palla che arriva a Semino, grande stop per lui, l'appoggio all'indietro, c'è il fallo subito sul fallo di Masala. Ancora Semino, da subito il pallone per Mameli, regolare, anzi no, la posizione di fuorigioco, così ha detto direttore di gara, con Mameli che aveva trovato anche il diagonale vincente, ma la posizione ovviamente di fuorigioco dopo il fischio dell'arbitro. Questa volta sì, ha individuato il fuorigioco. Tanto Zucca, l'appoggio laterale per Lai, ancora Zucca con il pallone tra i piedi, il lancio di Pinna ancora per lo scatto di la fuori, respinta poi Franco Duarte, profondità, il colpo di testa di Lai con il pallone toccato ancora da Lai, palla in avanti, Milidi, poi il colpo di testa a liberare Vocatore per Palmas e spara via in tribuna. Fallo laterale, ancora Pinna, l'arbitro dice di aspettare, ci sarà un'altra sostituzione questa volta per la Bariese. Palla, ehi Luca! Vedremo chi lascia il campo, sarà il capitano Luca Mameli, non ne ha più, lascia il campo salutando i suoi compagni. Intanto il nuovo capitano è Alberto Muccelli, sostituzione con Mameli che dà il cambio al suo compagno, entra adesso l'arbitro, va a sincerarsi che tutto sia regolare. Si potrà ripartire adesso con il fallo laterale, con Masala con il pallone tra le mani, già per lui. Gesto di intesa a Mameli e la sua panchina. Ottima partita anche la sua. Intanto Babucar fermato irregolarmente da Lai, calcio di punizione. La palla non a morire, magari basta, scemo! Calcio di punizione, Babucar resta ancora a terra, ha bisogno forse dell'intervento. Invece non si rialza adesso. Pronto questo calcio di punizione con Pirroni che adesso torna a giocare, i palloni da fermo, cross in mezzo tagliato, Semino a liberare, poi Muccelli spara fuori male, però è Franco Duarte che anticipa Lai, resta comunque lì, fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione, Bariese può tornare a salire. Bariese che continua a collezionare calci di punizione da dietro, adesso lancio in profondità nel pallone per il
neo entrato Andrea Usai, palla persa. Uccelli, lancio per Todd, intanto Zucca spara fuori in calcio d'angolo. Matteo! Ancora Semino dall'angolo per far salire tutti i suoi compagni, Franco Duarte pure Lai. Ci sono i due centrali difensivi, palla in mezzo, arriva lì con Duarte il tiro con Pina che salva, un gol quasi fatto con Mulana che va a ringraziare il suo capitano. Quasi un gol fatto per Pin che ha evitato il vantaggio della Bariese che va ancora adesso dall'altra parte sempre con Semino per battere questo calcio d'angolo. Ancora tutti in mezzo del movimento in area di rigore, ancora tagliato questa volta in anticipo la difesa, un Milidi adesso a spazzare via, ancora Duarte, Franco Duarte con il pallone attaccato ai piedi, attaccato da Zucca, lo supera, Duarte mette in mezzo il colpo di testa fuori e poi Pina a liberare, pallone che non riesce a salvare, ci ha provato Cois, fallo laterale, può battere, anzi lascia Serra a Palmas che va a controllare il pallone. Il fallo laterale. Intanto finisce la gara, arbitro! Vito a terra Franco Duarte, forse crampi per lui. Si rialza il numero 5, erano crampi, vediamo quanto ne avrà ancora. Autore del primo gol della Bariese che va a battere ancora questo fallo laterale. No, ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di gioco. Muccelli lancio in avanti con il pallone che arriva all'Ai, era in fuorigioco. Allora calcio di punizione, ma chi te lo fa fare arbitrare? Calcio di punizione che adesso può battere Mulana, far salire i suoi compagni. Palla in profondità ancora verso Cois, palla troppo larga, ancora si impegna il numero 90, niente da fare, c'è già un altro cambio quasi pronto, tanto c'è il cambio fallo nel frattempo. Adesso sì che arriva la sostituzione, vediamo chi sarà a lasciare il campo, è Diop. Buona partita la sua, si è spento nella ripresa però nel primo tempo. Fatto vedere tanto, tanto Lorenzo Piras in campo. Fallo laterale battuto, Semino e ovunque, mette anche fuori questa, fallo laterale, ancora Masala in avanti per Cois, stoppa male, Semino tiene il pallone ancora, altra giocata, palla verso Todde, il colpo di testa in anticipo, a parte di Zucca, poi Muccelli prova per un attimo a lanciare, poi ci va in un secondo momento, sbaglia il passaggio. Sarà fallo laterale per l'Orione. Babucar tiene giù, appoggio all'indietro per Zucca con il numero 47 che adesso prova un lancio in avanti ancora nel vuoto dell'attacco dell'Orione. Zucca di testa a liberare, poi Semino, ancora lo scambio in avanti, provano l'1-2 con Pinna che va a recuperare ancora il pallone, l'apertura verso il tentativo di controllo palla di Pirroni, anticipato Semino per il passaggio filtrante su Usai. Fuori gioco, così dice l'arbitro, ci
pare corretta la segnalazione del direttore di gara stavolta, con Mulana che va a rilanciare il pallone in avanti, pinna anticipa tutti, poi è entrato Renzo Piras a tenere il pallone con Pirroni, pinna Coracois, si fa vedere in avanti per un attimo Piras, fermato Mucelli, porta avanti palla, l'apertura per Franco Duarte, ancora il pallone in avanti per lo scatto di Usai, anticipato dall'Ai, controllo palla, c'è anche il fallo da parte di Usai che va a prendersi il cartellino giallo, è il terzo e il secondo ammonito per i suoi. Anche Usai sul taccuino del direttore di gara, insieme che al suo compagno Luigi Bameli, che però ha lasciato il terreno di gioco all'altra parte, ammoniti Cois e Salvatore Pin. Ucar, l'apertura ancora per Masala, il controllo palla, Rova, dove però c'è Evocatore, Palmas, ancora Semino a controllare, si fa vedere Palmas, l'anticipo ancora del 14, poi il pallone in mezzo, non ci arriva Usai, anticipato, poi il pallone che resta lì in limite dell'area di rigore, spazzato fuori, Cois messo a terra, ma è lui secondo l'arbitro a fare fallo sull'Ai, è messo a terra il suo avversario. E adesso c'è il pallone ancora all'indietro per Seno De Melo con il lancio sbagliato, però con Pinna è fuori dall'area di rigore il portiere, con Pinna che non trova però il pallonetto. Brivido per l'errore di Seno De Melo, che stava offrendo all'Orione la possibilità di calciare a rete. Zucca ancora per Masala, palla lì da bucare, la mette giù, fallo laterale ancora Masala. Cois, cambio fallo secondo l'arbitro, non sai neanche cos'è il controfallo, e l'Ai adesso a controllare, appoggio all'indietro, altro cambio fallo, adesso sono in vena di regali le due squadre. Masala questa volta batte bene, Cois di testa, poi l'ultimo a toccare lui con il rimpallo decisivo sul tiro di Palmas, che controlla ancora, deve tornare più indietro, adesso si può battere. Anticipo di Masala, c'è il fallo secondo il direttore di gara, sbatte subito Semino, Mucelli, apertura per Franco Duarte, pallone allargato ancora, dove c'è Usai, torna indietro, perde palla, Pirroni scaccia l'Ai, va da solo, era finito a terra, intanto Piras, calcio di punizione, c'è Pirroni sul punto di battuta, fa salire i suoi, Pirroni adesso si batte, Pinna però perde il pallone, Semino anticipato adesso, Zucca appoggio ancora per Pinna, lo scambio con Piras, pallone che però non arriva al capitano, con Serra che va a controllare e poi spazza via in fallo laterale. La tiene subito Pirroni per mettere il pallone subito in mezzo verso l'area di rigore, un po' di testa a liberare di Pisanu, c'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per la Bariese, Semino la lascia, anche Mucelli la appoggia all'indietro per Pisanu, si torna dal portiere e sarà lui a rilanciare, Massimo De Melo. Andiamo verso l'ultima parte della partita, calcio di punizione,
Tutto largo, c'è Palmas, colpo di testa, però c'è solo la maglia biancorosse con Masala che finisce a terra, calcio di punizione. Zucca mette giù, anzi Emily di lancio per Pinna, il colpo di testa. Cois sempre molto attivo, però questa volta sbaglia a calibrare il passaggio, se la cava, ma c'è un fallo di mano secondo l'arbitro segnalato sull'uscita di Vocatore. Calcio di punizione dal limite, ancora Davide Pinna si batte subito con però l'arbitro che ha detto che doveva fischiare lui. Ancora discussione, tanto c'è un'altra ammonizione per Cois. Cois era già stato ammonito nel primo tempo, secondo giallo per Cois, lascia in 10 i suoi uomini per proteste con i giocatori dell'Orione che stanno chiedendo all'arbitro spiegazioni sul passaggio. Il calcio di punizione è battuto in fretta, l'arbitro aveva detto che avrebbe fischiato lui, questo è quello che ha detto il direttore di gara ai giocatori dell'Orione. Adesso stanno anche in 10 con Cois, anche lui new entry che ha subito fatto vedere cose interessanti, però la ingenuità qua da ammonito, proteste reiterate, lasciare i suoi in 10 per queste ultime battute. E intanto però c'è questo calcio di punizione con Pirroni pronto la rincorsa, prova lui la barriera a respingere ancora Masala, arrivare per primo, il tiro che viene respinto, ancora Masala, poi Vocatore a spazzare fuori, controllo palla, Milidi con il pallone in mezzo, il tacco di Pisanu, poi Palmas di testa, Babucar, ancora in qualche modo Pisanu due volte, poi Pirroni spazza via Mucelli in profondità con Lai che va a controllare Franco Duarte, prova a rilanciare in profondità Todde con l'uscita del portiere, ancora Todde, colpo di testa fuori. Che occasione proprio sul finale per la Bariese con Todde, non è riuscito Mulana a trovare il tempo giusto nell'uscita. Che rischio per l'Orione con Todde che si mangia le mani per errore. Apertura verso Lai, attaccato da Duarte, Pirroni ancora prova il doppio passo, scatta ancora Pirroni, palla per Piras, non ci arriva Mucelli, Semino poi all'indietro, Usai sul pallone, lo scambio ancora con Semino, palla in profondità, fuori gioco questa volta di Todde. Calcio di punizione, Milidi in profondità a Pinna con il lancio sbagliato verso Lorenzo Piras, troppo profondo. Vocatore in avanti, c'è il calcio di punizione, fischiato l'intervento di Lai. L'arbitro va a dire sono 3 minuti di recupero a partire da questo momento. Tanto l'errore di Zucca con il pallone in profondità per Duarte, c'è netto anticipo, Milidi spara in fallo laterale, non contento mister Melis per questa giocata,
Duarte, Franco Duarte, il colpo di tacco sbagliato, Lai, ancora Pirroni, l'opportunità per una nuova azione, Pirroni però errore nel lancio, Vocatore prova a partire da solo, anche lui sbaglia, Zucca, l'apertura per Masala, molto arretrato, adesso per Babucar a campo, numero 44, adesso prova a chiuderlo Vocatore, sbaglia tutto. Il cross in mezzo, Babucar con il tiro a girare. Intanto l'arbitro concede la sostituzione, esce Franco Duarte, entra con maglia numero 13 Alberto Deiana, classe 86, per ala, posizione di centrale. A Pirroni, e ancora Pirroni prova a scattare allo laterale, lui l'ultimo a toccare. Il fallo laterale, RS Mino, il tocco cercato verso Usai, regolare secondo l'arbitro, palla messa fuori, sarà calcio d'angolo, dice il direttore di gara. Ancora Semino che andrà a battere questo calcio d'angolo. Sempre pericoloso il numero 8, mettere in mezzo palloni in area di rigore, prova a mettere questa volta troppo sul portiere, intanto prova con il sinistro, la palla in area, però c'è il fuorigioco di Todd, era rimasto dietro la sua squadra avversaria. Mulana controllare il pallone, l'apertura per Pirroni che è sceso a cercare di prendersi il pallone, prova a scattare Pirroni, ne ancora, adesso prova a lanciare però male in avanti, il controllo del pallone con Deiana che aspetta il pallone esca per darlo al suo portiere per la rimessa in gioco con questo calcio di rinvio. Proprio quando l'arbitro fischia la fine della partita con questo pareggio che vuol dire 3-3 tra Orione e Bariese per questa partita che finisce con il pareggio e con un punto per parte. E allora per noi di Diretta Sport è tutto, un saluto e buon proseguimento di serata. Thank you.